Ciao amici, benvenuti all'interno di questo contenuto. Io sono Bernardo Mascellani e oggi parliamo di Scalable Capital. All'interno di questo contenuto abbiamo visto che cos'è un indice, che cos'è un ETF, come si costruisce un ETF. Poi all'interno di quest'altro contenuto ho mostrato proprio come investire in ETF tramite la piattaforma di Scalable Capital. In moltissimi di voi mi hanno fatto un sacco di domande rispetto proprio a questa piattaforma, come funziona, quanto costa, per chi conviene investirci, insomma una marea di domande. È proprio per questo motivo che ho deciso di realizzare un contenuto super completo, anche abbastanza lungo come potete vedere, ma l'importante è che ci siano dentro quante più informazioni possibili per prendere la scelta migliore, all'interno proprio del quale andiamo ad approfondire ogni singola funzione, ogni singolo aspetto, ogni singola questione. Se poi alla fine di tutto questo contenuto ci fossero ancora delle cose che non sono chiare, mi raccomando, utilizzate i commenti che sono qua sotto. Sapete benissimo quanto mi faccia piacere rispondere ai commenti di tutti quanti. Detto questo, vi ricordo che Scalable Capital non mi sta pagando per fare questo contenuto, addirittura non mi ha nemmeno richiesto di fare questo contenuto. Ma dall'altra parte, se volete sostenermi, se volete sostenere la produzione di contenuti di questo tipo, che sono informativi ma completamente gratuiti, vi chiedo di lasciare un bel like e possibilmente un commento di supporto. A voi costa pochissimo, mentre per me, ma soprattutto per l'algoritmo di YouTube, questo può cambiare veramente tantissimo. Detto questo, iniziamo. Prima di entrare all'interno dell'applicazione vera e propria, qualche doverosa premessa. La prima premessa è che Scalable Capital è un broker tedesco, quindi è un broker estero. Quindi lato fiscalità, lato dichiarazioni, lato tasse, che per noi utenti italiani è un punto molto importante da tenere in considerazione, ci sono alcune implicazioni che appunto dobbiamo prendere in considerazione e ne parleremo ampiamente all'interno di un capitolo dedicato in questo video. Seconda premessa, abbiamo già detto che Scalable Capital è un broker tedesco, ma soprattutto la cosa importante è che sottostà alle più rigide norme in ambito di sicurezza. Non parlo di sicurezza informatica, come il Two Factor Authenticator, come altre modalità per evitare l'accesso di intrusi al nostro conto, ma parlo delle norme, delle modalità di sicurezza che proteggono i nostri fondi e i nostri titoli. In particolare, i titoli degli utenti detenuti da Scalable Capital stanno su un conto, mentre tutti gli asset di Scalable Capital proprio come azienda stanno su un altro conto. Sembra un po' un'inezia, una cosa di poco conto, in realtà è fondamentale, perché se Scalable Capital dovesse fallire domani, non dovesse più esserci, male che vada, le autorità, i creditori possono rifarsi sui valori di Scalable Capital vero e proprio dell'azienda, mentre tutti i titoli che detenevano per conto di utenti sono da un'altra parte e su quei titoli non potranno mai prendere nulla. Addirittura io potrei andare il giorno dopo, anche se Scalable Capital è fallita, e dire: guardate, quei titoli lì sono miei, li prendo e li porto su un altro conto, su un'altra piattaforma. Terza premessa, simile alla precedente ma leggermente diversa: quando depositate soldi euro all'interno di Scalable Capital, depositate i soldi su un conto tedesco che inizia con la DE, classico inizio di IBAN dei conti tedeschi. Quindi tutti i soldi, non parlo di titoli in questo caso, non parlo se avete comprato un ETF, un'azione, dopo vediamo tutto questo, ma parlo proprio di euro, ok? Di fiat currency, di euro. Se li avete depositati all'interno di Scalable Capital e per un qualsiasi motivo Scalable Capital salta la banca dietro, succedono cose, voi siete assicurati dal fondo di tutela interbancario di 100.000 euro. Quindi anche se voi aveste depositato, in questo caso ripeto, parlo solo di euro, se aveste depositato 50.000 euro all'interno di Scalable Capital, ne avete investiti 20 e ce ne avete altri 30 che sono sempre euro, bene, anche quei 30 sono tutelati contro qualsiasi fallimento. Quarta premessa, siamo quasi alla fine delle premesse. Attualmente Scalable Capital dichiara 600.000 utenti e più di 10 miliardi di asset under management, quindi asset degli utenti che sta gestendo, custodendo per conto degli utenti. Quindi se siete interessati a iniziare a investire, vi sembra che Scalable Capital sia una piattaforma interessante, non vi fate scoraggiare dal fatto che è un'azienda giovane. È giovane, ma effettivamente dietro ha delle personalità piuttosto importanti e soprattutto ha un nutrito blocco di utenti che già si sono affidati alla piattaforma. Quinta premessa, è l'ultima, poi non vi tedio ulteriormente, ma sono informazioni che ritengo molto importanti. Quinta premessa, attualmente su Scalable Capital è possibile fare compravendita di titoli su due borse differenti, entrambe tedesche. La prima si chiama, è la borsa di Monaco, e la troverete sotto l'indicazione di GetEx. Quindi quando vedete GetEx vuol dire che state lavorando sulla borsa di Monaco, e per varie questioni probabilmente la borsa che userete più spesso. Mentre c'è una seconda borsa, che è la borsa di Francoforte, che viene nominata, viene citata come borsa Xetra, X-E-T-R-A. Benissimo, fatte tutte queste doverose premesse, che lo ripeto,
lo so che sono un po' lunghe, ma sono fondamentali, perché quando si investono i propri soldi, il proprio lavoro, il proprio tempo. Quindi ritengo il minimo indispensabile conoscere un po' di storia della società, capire quanti utenti si sono affidati, capire come gestiscono i soldi e i titoli degli utenti. Quindi è vero che è un po' lungo, ma a mio parere è fondamentale. Detto questo, abbiamo fatto le doverose premesse e adesso possiamo entrare all'interno della vera e propria piattaforma di Scalable Capital. Bene, a questo punto benvenuti all'interno della piattaforma di Scalable Capital. Come vedete ho fatto l'accesso tramite riconoscimento biometrico, una prima modalità di sicurezza molto apprezzata sicuramente. Eccoci qua all'interno della piattaforma. Come vedete qua ci sono tante cose tutte da vedere, ma questa è solamente la prima tab di tre. Infatti se noi andiamo in fondo a questa schermata vedete che c'è la tab Broker all'interno della quale siamo, c'è poi la tab Trova e poi c'è la tab Profilo. All'interno di queste tre tab ci sono funzionalità diverse, tutti gli strumenti che ci vengono messi a disposizione, e quindi a questo punto torniamo su Broker e iniziamo a vedere proprio in ordine di discesa tutti gli strumenti, tutti gli indicatori che ci vengono proposti. Bene, subito in alto a sinistra vediamo che il valore del portafoglio di questo account è zero. Infatti su questo account ho fatto solamente dei test, non è un account che attualmente sto utilizzando in maniera attiva. Soprattutto mi interessa farvi vedere come andare a depositare dei soldi all'interno del vostro account di Scalable Capital. Infatti se noi andiamo qua subito sotto vediamo che possiamo fare trasferimenti, quel pulsante sulla destra, clicchiamo trasferimenti e come vedete tramite trasferimenti vengono fuori due opzioni: la modalità per depositare soldi all'interno dell'account oppure chiaramente per prelevarli. Per iniziare chiaramente facciamo deposita, quindi andiamo a cliccare deposita e vedete che ci sono tre modalità di cui una in questo momento è disabilitata. È disabilitata perché se andiamo sulla i di informazioni qua di lato ci dice che è disponibile solamente in alcuni momenti lavorativi e solamente per alcuni tipi di account, quindi sicuramente vedrete che non è sempre possibile depositare con questa modalità instant. La modalità instant, per andare a capire di che cosa si tratta, è una modalità che permette di accreditare istantaneamente i soldi all'interno del conto. Quindi quando voi fate il trasferimento, dopo un attimo avete i vostri soldi all'interno del vostro conto, e questa chiaramente è una ottima modalità per ricaricare il proprio conto di Scalable Capital. A questo punto però torniamo indietro. Come vedete possiamo fare il credito all'interno del conto tramite bonifico ordinario oppure a debito diretto. Sulla debito diretto ci torneremo prossimamente. Perché? Perché è un'ottima modalità per andare a fare un piano di accumulo che vada a prendere i soldi direttamente dalla nostra banca. Approfondiremo dopo, non vi preoccupate. Se invece volete portare dei soldi all'interno di Scalable Capital, che ne so, volete depositare 1000 euro per iniziare a fare il vostro investimento, potete cliccare tramite bonifico. Eccoci qua i miei dati, in questo caso sono blurati perché insomma per una questione di privacy, ma semplicemente c'è il titolare del conto che sono io e poi c'è l'IBAN e il BIC per andare a fare il deposito all'interno della piattaforma. A questo punto procediamo. Vedete che qua sotto, subito sotto il pulsante trasferimenti, ci sono alcune notizie, ok? In questo caso inflazione core, banche USA, DAX. In realtà queste notizie tendenzialmente non è che siano troppo interessanti all'interno di questa piattaforma, anche perché appunto non sono molto sviluppate, quindi io solitamente clicco la X e non le considero. Ulteriormente scendendo abbiamo la sezione cripto, ok? All'interno delle criptovalute possiamo vedete, troviamo Algorand, Bitcoin, Cardano, Chainlink, Cosmos, tutte le maggiori criptovalute. Ora io sapete bene che tratto tantissimo di criptovalute all'interno del mio canale, non credo che questa piattaforma sia la piattaforma più idonea, più opportuna per andare a comprare criptovalute, anche per una questione di costi che vedremo successivamente. Quindi onestamente vi sconsiglio di utilizzare questa parte delle criptovalute all'interno di Scalable Capital, cioè Scalable Capital non nasce per il mondo cripto, diciamolo così. Ci sono exchange molto più funzionali, molto più liquidi, con molte più cripto all'interno su cui, e con molte meno commissioni su cui è semplicissimo lavorare. Quindi la parte di cripto skippiamola, andiamo avanti. Qua sotto abbiamo la watchlist. Bene, all'interno della watchlist, come vedete, abbiamo effettivamente tutti i titoli o le azioni, gli ETF che possiamo comprare all'interno di Scalable Capital. La prima che troviamo è Amazon, poi c'è Intesa San Paolo, poi qui sotto abbiamo Invesco, MSCI, World, UCTS, ETF, che è uno degli ETF più comprati al mondo. E la cosa particolare, prima di entrare all'interno dell'ETF singolo, è che c'è una P sotto il titolo. Quindi vedete che ci sono alcuni titoli azioni che non hanno la P, mentre alcuni titoli azioni che hanno una P là sotto. Teniamola a mente, non affrontiamo subito questa questione, ma teniamola a mente perché è importante anche in relazione ai costi. Andando qua sotto troviamo poi le transazioni.
ok? Abbiamo tutte le transazioni all'interno di questo account e cliccando vedi tutte possiamo vedere tutte le transazioni che ci sono state, quindi sono tutti i miei test che ho fatto all'interno di questo account. E per ultimo chiaramente abbiamo il prelievo, perché questo non è il mio conto principale tramite il quale lavoro, posso lavorare su Scalable Capital. Però è una cosa molto interessante perché abbiamo tutte le transazioni messe lì, messe bene, molto chiare, che si possono andare ad analizzare. Addirittura se io clicco sulla transazione singola, come vedete, mi dice che questo è un prelievo, è stato creato il 7 di giugno, è stato effettuato effettivamente, è stato fillato il 12 di giugno, e c'è anche il riferimento della transazione che appunto identifica l'operazione stretta in quanto tale. A questo punto procediamo oltre e andiamo all'interno della sezione trova, ossia la seconda sezione che troviamo in Scalable Capital. Bene, la prima cosa che troviamo è il pulsante di ricerca, quindi vedete che qua in cima possiamo ricercare tantissime cose, per esempio le azioni di Apple, quindi posso andare su Apple Inc., vado all'interno delle azioni di Apple e potenzialmente qua appunto posso andare a comprare, vedere tutti i dati, ma di questo ce ne occupiamo fra un attimo. Posso andare a ricercare anche tantissime altre cose, ok? In particolare abbiamo la ricerca divisa per titoli, per cripto, per fondi, per ETF, appunto utilizzando i pulsanti che ci sono là in alto, ok? A questo punto andiamo avanti e vediamo che ci sono innanzitutto una parte di formativa, quindi che ci sono 5 consigli per costruire il tuo capitale, investire per principianti, come funzionano i depositi e i prelievi, quindi dei buoni articoli per imparare meglio come approcciare il mondo degli investimenti da vari punti di vista. Successivamente troviamo una sezione dei mercati, possiamo mostrarli tutti e vediamo che ci sono i mercati suddivisi per, diciamo, area geografica oppure per nazione. Possiamo andare in Austria, possiamo andare in Cina, possiamo andare in Italia, possiamo andare negli Stati Uniti, nella zona euro. Quindi ci sono già vari filtri per andare a filtrare, a categorizzare i vari tipi di mercati su cui possiamo investire. Torniamo indietro, perché comunque anche questa funzione è abbastanza semplice per andarla a utilizzare. Una funzione secondo me molto interessante è la funzione sottostante Esplora. Tramite Esplora possiamo veramente approcciare settori di investimento completamente differenti. Vedete, per esempio, la prima di Esplora è piano di accumulo popolari. Se andiamo all'interno di piano di accumulo popolari, vedete che troviamo tanti ETF, quindi Invesco MSCI World, oppure troviamo il secondo che è Share Automation and Robotics, questo è un ETF tematico appunto su Automation and Robotics, oppure abbiamo anche qua iShares Core MSCI Emerging Market o tante altre cose. Ecco, tutti i piani di accumulo più popolari sono fatti tramite ETF, come vedete, almeno quelli che ci propone. Poi ci sono anche le azioni più comprate all'interno dei piani di accumulo, ma insomma troviamo di tutto, ma chiaramente come prima cosa evidentemente ci propone gli ETF, perché per un piano di accumulo sono probabilmente la cosa migliore. Poi abbiamo invece i più negoziati, quindi anche qui abbiamo spesso sono ETF, ok, i più negoziati proprio perché sono molto comodi per investimenti di lungo termine. I più seguiti, abbiamo le novità, ma scendendo sotto abbiamo anche appunto gli investimenti per regioni. Quindi a livello italiano, e vedete qua che ci sono degli ETF tematici italiani, anzi non tematici, in questo caso è il FTSE MIB, oppure abbiamo iShares Italy Govt Bond, quindi i bond governativi italiani, direi. E insomma abbiamo un sacco di cose che riguardano l'Italia, tra cui anche le azioni, quindi A2A SPA, Amplifon SPA, assicurazioni generali, e quindi tutto quello che riguarda le azioni, gli ETF, i titoli del mondo italiano, della regione Italia. Poi abbiamo la regione World, abbiamo la regione mercati emergenti, regione America del Nord, Europa, Asia Pacifica, America Latina, insomma abbiamo varie suddivisioni. Abbiamo anche diverse strategie, quindi possiamo andare a trovare quelle aziende oppure quegli ETF che ne so che danno dividendi più alti in questo caso. Quindi quali sono quegli ETF che danno dividendi più alti? Sono Invesco, in questo caso Eurostox, probabilmente uno dei più scelti, oppure l'Invesco FTSE Emerging Markets, potrebbe essere questo interessante, o ci sono appunto varie modalità per andare a dividere, oppure uno cerca le strategie con le azioni, insomma i titoli in generale più sostenibili, oppure i cripto, oppure gli obbligazionari. Quindi qua trovate veramente una grandissima divisione. Stessa cosa col tipo di industria, quindi c'è la fintech e banche, i tech, i beni di prima necessità, l'energia, insomma potete trovare tante cose tematiche, tante cose che spacchettano, anzi che impacchettano in realtà, che clusterizzano i vari titoli che troviamo all'interno di Scalable Capital per scegliere su quale
investire, o per meglio dire, per trovare i titoli più interessanti all'interno di Scalable Capital. Chiaramente questa è un'indicazione che do io, non fatevi convincere solo dai primi titoli che vengono scelti qua, che ne so, mercati emergenti, allora ora investo su Invesco Emerging Markets perché volevo investire sui mercati emergenti. Fate le vostre ricerche, fate le vostre scelte, prima di tutto gestite, costruite il vostro portafoglio e poi utilizzate Scalable Capital come strumento di investimento. Questo è fondamentale, ecco, non sceglietelo solo come strumento per andare proprio a costruire, a ricercare quali sono i titoli che dovete mettere all'interno del vostro portafoglio. Io ritengo che prima vada fatta una scelta di come costruire il proprio portafoglio e poi si possa utilizzare un broker, una piattaforma come Scalable Capital per mettere effettivamente in pratica, per investire effettivamente i propri soldi. Bene, a questo punto abbiamo visto come andare a esplorare tutto Scalable Capital, trovare azioni, ETF, obbligazioni, tutti i titoli possibili all'interno della piattaforma, ma arriva la parte più importante, come fare ad acquistarli. Bene, per acquistarli torniamo un attimo qua indietro e andiamo a prenderci il primo ETF che ci suggerisce, per esempio Invesco MSCI World UCITS TFS ETF. E a questo punto, come vedete, qua in alto mi dà il valore dell'ETF, qua in alto più ancora posso scegliere se andare a metterlo tra i preferiti oppure no, oppure addirittura se mettermi delle notifiche sul price alert, quindi posso dirgli o se il prezzo sale dell'1%, del 5%, se scende dell'1%, del 5%, o addirittura se arriva a un importo che gli dico io, tipo gli dico 100, crea un avviso di prezzo se il prezzo arriva a 100, e a questo punto lui chiaramente mi avviserà, mi darà una notifica nel caso. Ma la cosa che voglio fare ora è acquistarlo, quindi per fare l'acquisto vero e proprio andrò qui sotto sul pulsante acquista e a questo punto vedete che il prezzo di mercato in questo momento è 81,284 euro. Quindi ora io purtroppo non ho niente caricato all'interno di questo conto, quindi non potrò andare a fare l'acquisto vero e proprio, ma in realtà a questo punto è molto semplice perché, come vedete, ho messo, che ne so, voglio comprare 50 partecipazioni di questo ETF. E in particolare vedrete che mi dice ora trasferisci dal conto corrente per ricaricare il tuo conto per andare a comprare, oppure se io avessi soldi mi direbbe vai avanti e procedi con l'acquisto. Quindi effettivamente in due passaggi è facilissimo andare a comprare un ETF. Stessa cosa se invece volete venderlo. Quindi se voi avete già un ETF, un'azione, un titolo, qualsiasi cosa all'interno di Scalable Capital e volete venderlo, vedrete che avrete il pulsante vendi attivo. In questo momento chiaramente non ho niente, quindi non posso vendere quello che non ho. Avrete il pulsante vendi attivo e ci sarà la stessa procedura al contrario, quindi vi dirà quante partecipazioni volete vendere, voi che mettete che ne avete 50, quindi cliccate 50, le vendete tutte quante e a quel punto quasi istantaneamente il valore di quelle 50 partecipazioni ridiventeranno euro all'interno del vostro conto. Detto questo, arriviamo a una delle parti più interessanti di Scalable Capital, che è la possibilità di fare un PAC, un piano di accumulo capitale, addirittura automatizzato. Era la cosa che vi dicevo all'inizio, c'è la possibilità di mettere l'addebito in banca automatizzato e questa è una delle cose migliori di questa piattaforma perché permette completamente di scindere la parte di investimento dalla parte emotiva. La parte emotiva, sapete, è quella che se ci fa vedere il portafoglio che decresce un pochino ci mette preoccupazione, ci mette ansia e magari per un mese, per due mesi ci fa dire no, ma sai che c'è, io non investo perché mi sembra che stia scendendo, c'ho paura. Mentre questa modalità è quella che ci permette di staccare completamente la nostra testa dall'operatività, perché i soldi vengono presi automaticamente, non ci dobbiamo pensare noi, non dobbiamo fare nulla noi, quindi a parte essere un risparmio di tempo, un risparmio di energie mentali nel ricordarci di fare questa operazione, permette proprio di staccare l'operatività dalla parte emotiva. Andiamo a vedere come funziona. Andiamo a cliccare imposta ora come piano di accumulo e vedete che ci chiede quanto vogliamo mettere. Per esempio, noi vogliamo mettere 100 euro al mese, anzi facciamo 250 euro al mese all'interno di questo, quindi vogliamo comprare questo ETF per 250 euro al mese. Facciamo continua, come vedete in questo caso non mi chiede nulla, non mi dice guarda che non hai soldi all'interno del conto di Scalable Capital, perché in realtà li andrà a pescare direttamente dal mio conto bancario. A questo punto vedete che l'importo del versamento è di 250 euro, la frequenza è mensile, ma posso cambiarla, potrei metterli ogni 3 mesi. Magari voglio mettere un importo più alto, ma ogni 3 mesi invece che un importo più basso, ma mensile, per dire. Fate oppure una volta l'anno, insomma, fate la vostra giusta strategia, la decidete voi, la vostra giusta implementazione la decidete voi. L'importante è avere gli strumenti per farli. Quindi mettiamo che ogni 2 mesi voglio mettere
€250 e la data di esecuzione posso decidere qual è, quindi il primo del mese, il 4, il 7, il 10, ci dà varie possibilità, noi scegliamo che è il 13 del mese, che è la prima disponibilità rispetto a ora, al momento di ora. Il mese di inizio sarà luglio 2023, nel momento in cui sto registrando questo video, e poi possiamo fare anche una cosa molto interessante, possiamo adeguare il saldo all'inflazione. Sappiamo bene che l'inflazione è una bruttissima bestia che però esiste, e €100 oggi non sono assolutamente €100 domani come potere d'acquisto, ok? In teoria tutto questo va anche di pari passo con gli stipendi, quindi se io oggi guadagno, che ne so, €1000 al mese, posso investire 100 al mese, magari fra un anno guadagnerò un tot per cento in più e quindi potrò investire un tot per cento in più, che ne so, guadagnerò il 5% in più all'anno e quindi posso investire il 5% in più all'interno del mio conto. È un esempio, fate voi i vostri ragionamenti, ma trovo molto interessante questa funzione. Quindi io gli dico il 5% in più e quindi il prossimo versamento in base all'inflazione che gli ho dato sarà non più di 250 ma di 252,08. Il versamento previsto fra un anno, quindi applicando quell'inflazione del 5%, sarà di 262,74 euro. Quindi faccio salva, a questo punto il conto di addebito è quello che gli ho dato io e posso, cliccando, attivando piano di accumulo, attivare effettivamente questa modalità. Se è la prima volta che state facendo questa cosa, Scalable Capital vi chiederà un'autorizzazione. Perché? Beh, perché state andando a dare l'autorizzazione a Scalable Capital di prendere dei soldi dal vostro conto, non è una cosa da nulla, quindi sostanzialmente state aprendo un RID verso la vostra banca, quindi la possibilità da parte di Scalable Capital, ripeto, di portare via dei soldi. Questo è fondamentale, se è la prima volta vi chiede conferma, dalla seconda volta in poi non vi chiede più nulla perché chiaramente ha già la vostra autorizzazione a pescare dei soldi. A questo punto non l'ho detto perché l'ho dato per scontato, ma è opportuno ripeterlo, sia per quanto riguarda gli ETF, azioni, obbligazioni, tutto quanto. Se andate all'interno del singolo titolo trovate tante informazioni, per esempio trovate l'ISIN, trovate il VKN, il gestore del fondo, la classe di attività, l'indice di riferimento, i costi fondamentali. Trovate anche, per quanto riguarda l'ETF, il documento che si chiama KID, che tiene tutte le informazioni chiave dell'investimento che state facendo, del prodotto che state acquistando. Poi ci sono i dati importanti come l'accumulazione, se diciamo qual è la politica di distribuzione, in questo caso accumulazione, il metodo di replica è sintetico, la data di quotazione, il domicilio, la valuta coperta, quindi se c'è copertura valutaria, e tutte queste sono informazioni fondamentali. Ora, perché non le ho dette prima? Beh, non le ho dette prima perché tutte queste valutazioni io ritengo che sia più opportune farle fuori da Scalable Capital, con altri tipi di strumenti, non all'interno, per esempio, Just ETF, Morningstar, su altri tipi di piattaforme. Ritengo che le informazioni che ci sono qui sotto sono utili, però sono comunque un pochino limitate rispetto a altre piattaforme che invece fanno proprio quello di lavoro, mentre Scalable Capital ti permette di investire. Ci sono altre piattaforme che ti permettono di confrontare ETF, capire qual è più opportuno per te, capire se un'azione puoi prenderla, capire quali sono i dividendi storici, insomma ci sono molte più informazioni utili, per cui ritengo che non sia questa la piattaforma ottima per andare a scoprire quali sono i dati specifici di un ETF o di un'azione, ma è ottima per andare a investire. Per esempio andiamo all'interno di un'azione come Amazon, vedete che ci sono dei dati differenti, ci sono gli indicatori principali, la valutazione degli analisti da prendere in poca considerazione, perché la valutazione migliore è quella vostra, non di altri analisti, di altre persone che la danno per conto vostro. I dividendi per azioni, i dati finanziari, sono tutti questi dati, ma capite che sono veramente pochi per scegliere se acquistare un'azione o un titolo in generale. Quindi mi raccomando, valutazione per conto vostro, poi Scalable Capital, ottimo dal punto di vista dell'implementazione del proprio piano di accumulo oppure del proprio piano di acquisto. A questo punto passiamo all'interno della sezione profilo. La prima tab che abbiamo è quella della mailbox, quindi qui ci sono tutte le notifiche che arrivano per quanto riguarda il mio profilo. Poi dopo andiamo sotto, abbiamo i dettagli conto Scalable Capital, quindi ci sono i dettagli semplicemente per fare il bonifico al mio conto di Scalable Capital, perché ogni volta che si apre un conto con Scalable Capital automaticamente, come vi ho già detto, c'è un conto con IBAN tedesco collegato, che è mio e solo mio, intestato a me. Dopodiché abbiamo le informazioni fiscali, informazioni personali, super semplice: da una parte c'è il codice fiscale, dall'altra ci sono le informazioni come numero di telefono, indirizzo di residenza, tutte le cose super semplici, non ve le faccio vedere per una questione di privacy, ma potete ben immaginarle. C'è l'autenticazione a due fattori e poi c'è il cambia password, supporto e legale. Ora, per quanto riguarda la parte di supporto, la vedremo successivamente in una prossima sezione, ma a questo punto voglio entrare un attimo nel dettaglio conto Scalable Capital, perché
Come vedete, c'è all'interno del mio conto, mi dice innanzitutto che il mio piano attuale è free broker, diciamo è il conto gratuito, e adesso arriviamo fra un attimo sulla questione dei piani, di quanto costa Scalable Capital, e abbiamo delle ottime notizie. Ma soprattutto, scendo un attimo, c'è chiudi conto Scalable Broker, quindi la possibilità di chiudere completamente questo conto in pochi istanti con un click non è una cosa da poco. Spesso chiedono di mandare PEC, di mandare raccomandate, cose, invece in questo caso, se voglio chiudere il mio conto, clicco lì, dico sì, do un'ulteriore conferma, il conto è chiuso, non ho più un account e tutti i titoli possono essere trasferiti. Ma proprio a proposito del trasferimento titoli, come vedete qua c'è un avvia trasferimento. Ora, questo avvia trasferimento significa trasferimento titoli, è una cosa semplicissima trasferire i titoli, e viene già messa in, diciamo, in prima pagina all'interno del profilo in maniera molto evidente. Questa la ritengo una cosa ottima proprio a livello di proposal, a livello di onestà, di trasparenza. Ti dicono: guarda, tu puoi comprare le cose qua, ma se vuoi puoi portarli via, puoi portare via tranquillamente tutti i titoli che vuoi, non teniamo nulla, siamo tranquillissimi se lo vuoi fare, siamo trasparenti. Questo è un approccio che a me piace, cavolo, cioè quando trovi delle aziende che lavorano in questo modo, a me piace. A questo punto passiamo a un ambito fondamentale, che è l'ambito dei costi. Quanto costa Scalable Capital? Come vedete, andiamo all'interno di questa sezione, ci sono tre piani fondamentali di Scalable Capital. Il primo è quello che ho io in questo momento a 0€, il secondo è Prime Broker a 2,99€ al mese, il terzo è Prime Broker Plus a 4,99€ al mese. A questo punto andiamo a vedere le differenze sopra e sotto, vi accompagno in questo percorso per capire al meglio come funziona tutto quanto Scalable Capital e la parte dei costi, chiaramente. Dunque, la prima cosa che vediamo, lasciamo stare un attimo qua gli interessi, la prima cosa che vediamo è che i costi dei piani di accumulo sono zero per qualsiasi tipo di piano, quindi per qualsiasi tipo di piano non è prevista alcuna commissione, si possono comprare da un euro in su, i piani di accumulo sono completamente gratuiti. Quindi per chi vuole usare semplicemente questa funzione, e sono in tanti quelli che fanno, che ne so, un piano di accumulo su un ETF, su due ETF, su qualche azione, vogliono solamente poter acquistare in maniera ricorrente, bene, con Scalable Capital tutto questo è gratuito, non dovete pagare nulla per avere questa semplice operatività. Se invece non volete avere un piano di accumulo ricorrente, ma volete acquistare quando volete voi, scendiamo alla parte subito successiva. In particolare, come vi dissi all'inizio, ci sono due borse su cui si possono comprare. Una è GetEx, borsa di Monaco, l'altra è Xetra, borsa di Francoforte. I prezzi sono abbastanza differenti, ma la cosa che vi posso dire è che nel 99% dei casi avete tutto quello che vi serve sulla borsa di GetEx, quindi i costi nel 99% dei casi sono quelli che diciamo in questo momento. Se dovete acquistare gli ETF Prime a partire da 250 euro, quindi da un valore di 250 euro oltre, il valore di acquisto, il costo di acquisto, la commissione è zero per qualsiasi tipo di piano. Che cosa sono gli ETF Prime? Vi ricordate che prima, all'interno della prima sezione, torniamo indietro, all'interno di broker, vi ho detto che c'era questa P, vedete sotto il titolo c'è questa P. Bene, quelli sono gli ETF Prime, ossia quelli che quando li vai ad acquistare sopra 250 euro non hanno nessuna commissione di acquisto. A questo punto torniamo all'interno dei nostri piani, così almeno possiamo seguire passo passo tutti i costi. Quindi acquisto di ETF Prime sopra 250 euro, zero per tutti quanti. Per quanto riguarda ordini su tutti gli altri tipi di azioni, ETF, tutto quello che non è Prime, ha un costo di 0,99 per il piano gratuito, quindi il piano che attualmente ho io, mentre di 0 per quanto riguarda il Prime Broker o il Prime Broker Plus. Per ordini invece da 0 fino a 250 euro, il costo per tutti quanti, anche se avete il piano Broker o Prime Broker Plus, è di 0,99. Quindi qualsiasi, se fate acquisti di ETF che non sono Prime, quindi che ne so, fate un acquisto di un'azione Apple per un valore minore di 250 euro, a prescindere andate a pagare 0,99 euro, qualsiasi sia il vostro piano. Stessa cosa se andiamo sulla borsa Xetra. Chiaramente, qual è che sono sotto GetEx e sotto Xetra? Quando andate all'interno dei titoli vedrete, vi sarà detto se è sotto GetEx o sotto Xetra, quindi su quello siete assolutamente tranquilli. Tanti titoli magari sono da tutte e due le parti, potete scegliere dove comprare. Per la borsa Xetra di Francoforte, a prescindere dal vostro piano, costa 3,99 euro più
un costo di costo in sede di negoziazione, vedete qua sotto, 0,01% con un minimo di 1,50€. Quindi la borsa Xetra costa molto più della borsa GetEx, ma ripeto ancora una volta, la borsa troverete il 99% dei titoli sotto la borsa GetEx, quindi potete stare tranquilli. Per quanto riguarda la parte di crypto, abbiamo uno 0,99% di spread per quanto riguarda il free broker, il piano che attualmente io, e di 0,69% per quanto riguarda gli altri broker. È uno spread enorme, è uno spread che non ha senso avere, perché esistono piattaforme molto 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 più ottimizzate. Se vi interessa capire quali possono essere, tranquillamente seguite questo canale. Binance forse è la più famosa al mondo, insomma quella che probabilmente avete sentito anche se non siete proprio dentro al mondo crypto. Quindi mi raccomando, lasciate stare il mondo crypto per quanto riguarda Scalable Capital, secondo me non ne vale assolutamente la pena. Altri costi ci sono per quanto riguarda Scalable Capital? No. Come vedete, spese per conto titoli zero, costi iniziali zero, i depositi con bonifico non hanno nessun costo, costa solamente quella funzione instant che abbiamo visto prima, ossia quella che permette di avere i soldi istantaneamente nel giro di pochi secondi all'interno del conto. Quindi 0,99% per quanto riguarda il piano gratuito, mentre 0,69% per quanto riguarda gli altri due piani fino a 5.000 euro, cioè la parte fino a 5.000 euro ha questo costo sopra, che in realtà è molto alto. Non capisco bene perché l'abbiano messo, perché è un costo veramente alto avere uno 0,7% di costo sui primi 5.000 euro, mentre dai 5.001 in poi è gratuito, però è comunque un costo piuttosto importante. A questo punto abbiamo visto vari tipi di differenze fra i vari tipi di piani, andiamo a vedere quelle che ancora non abbiamo riscontrato. Per quanto riguarda Prime Broker, abbiamo le azioni ETF senza costi d'ordine e poi il gruppo di portafoglio illimitati. I gruppi di portafoglio sono sostanzialmente un modo per classificare e clusterizzare i vari tipi di investimento per averli sotto mano in maniera migliore, fra poco li andiamo a vedere. Per quanto riguarda invece il Prime Plus Broker, abbiamo una novità piuttosto importante. Perché? Perché se vedete bene, con 4,99€ al mese abbiamo la possibilità di ricevere il 2,3% annuo di interesse sulla nostra liquidità. Ora, che cos'è la liquidità? La liquidità è la parte in euro che depositiamo all'interno di Scalable Capital. Quindi mettiamo che noi depositiamo 10.000 euro all'interno di Scalable Capital, investiamo 5.000 euro in titoli ed azioni e ci lasciamo lì 5.000 euro pronti per spenderli oppure addirittura per alimentare il nostro piano di accumulo che mensilmente portiamo avanti. Bene, su quei 5.000 euro che lasciamo all'interno di Scalable Capital riceviamo un interesse del 2,3% lordo annuale. Quindi quello che rimane dentro al conto, che non è ancora investito in titoli ed azioni, riceve un interesse mentre sta lì fermo. Molto interessante, perché magari appunto vogliamo avere un po' di liquidità dentro al nostro conto di investimento per essere pronti, per essere reattivi e efficienti nell'andare a fare i nostri investimenti, e quei soldi lì, invece di stare fermi e essere completamente passivi, vi ricevono un interesse. Chiaramente, lo ripeto, per ricevere questo interesse del 2,3% annuo bisogna spendere 4,99, arrotondiamo a 5 euro al mese. Ora, se facciamo un attimo un conto, 5 euro al mese per 12 mesi vuol dire 60 euro all'anno. Per avere con 60 euro all'anno in questo momento abbiamo tutto il piano massimo possibile, compreso il 2,3% di interessi sul capitale liquido che lasciamo dentro Scalable Capital. Questo vuol dire, facendo un conto abbastanza semplice, che se depositiamo 2.600 euro, se lasciamo 2.600 euro liquidi all'interno del nostro conto di Scalable Capital, ogni anno Scalable Capital ci dà un interesse lordo, quindi chiaramente poi bisognerebbe fare il netto, ma insomma ve lo dico perché poi i conti ve li fate voi, quindi diciamo alziamo a 3.000 per essere tranquilli, lasciate 3.000 euro di liquidità all'interno di Scalable Capital, praticamente Scalable Capital diventa completamente gratuito, perché i 5 euro di costo mensili sono pareggiati dagli interessi che vi danno, perché 3.000 euro con un tasso del 2,3% più o meno fa un po' più di 60 euro, tolte le tasse, tolto il 26% di profitto su quell'interesse della liquidità, più o meno avete i 60 euro per avere il vostro conto di Scalable Capital completamente gratuito. Fate voi la vostra valutazione, non voglio dirvi io che dovete lasciare 3.000 euro sempre così avete Scalable Capital gratuito. È una modalità, è una possibilità che vi posso consigliare, vi posso raccontare per avere appunto la piattaforma, l'uso della piattaforma con tutte le sue funzioni completamente gratuita. A questo punto lo sapete che non finisco mai una recensione tutorial di una piattaforma senza passare da qui.
come funziona l'assistenza clienti. Per farlo voglio fare un test insieme a voi per darvi la massima prova di come funziona. Andiamo all'interno di profilo, facciamo supporto, come vedete ci sono le frequently asked question, quindi le domande più fatte, e poi qua sotto c'è contatta il supporto clienti in chat. A questo punto inizio la chat, se sto tagliando semplicemente, se devo tagliare qualcosa taglio semplicemente pochi secondi, vi assicuro che ecco la chat è già partita, sono già con Simone Storms, io dico ciao, sono già in chat, sto parlando con un umano. Questo è fondamentale perché chiaramente avere un bot chat che mi risponde subito è facilissimo, avere un umano che mi risponde subito è tutt'altra cosa. Qui già il messaggio di benvenuto è molto interessante. Ciao, benvenuto su Scalable Capital, sono Simone, come posso aiutarti? Io gli ho chiesto, sto parlando con un umano, attendiamo pochi istanti. Se devo tagliare qualcosa, lo ripeto, taglio solamente pochi secondi, giusto per non farvi aspettare qualche secondo con io che guardo lo schermo, ma mi sta già scrivendo. 13:26 avviata la chat. 13:26, massimo 13:27 mi risponderà l'operatore. Quindi questa è un'efficienza enorme la parte di Scalable Capital che non ho trovato praticamente da nessun'altra parte. 13:26, stesso minuto che ho avviato la chat, Simone mi dice sì certo, dimmi pure Bernardo. Ora sapete bene che per me l'assistenza è un po' la prova del 9 di una piattaforma. In questo caso abbiamo due punti a strafavore: uno, rispondono subito istantaneamente praticamente; due, rispondono in italiano. Questo non è un fattore da sottovalutare, perché le conversazioni sono più chiare, perché le persone, chiunque, qualsiasi utente può sentirsi proprio a proprio agio a usare quel tipo di lingua, quindi secondo me tutto questo dà vari punti a favore di questa piattaforma. Questo è un aspetto, ma il secondo e ultimo aspetto che voglio affrontare, ve l'avevo promesso all'inizio di questo video, circa mezz'oretta fa, era quello relativo alla fiscalità, alla dichiarazione. Infatti, essendo un broker estero, Scalable Capital è in regime dichiarativo, ossia loro a fine anno ti danno un resoconto e ti dicono va bene, ora vai dal tuo commercialista e fai tutto quanto. E ci sono due aspetti importanti da questo punto di vista da prendere in considerazione. Il primo è che Scalable Capital ha dichiarato di voler diventare a regime amministrato anche in Italia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che teoricamente quando verrà accettato, quando avrà fatto tutto l'iter per diventare effettivamente un sostituto, andrà a pagare il 26% di imposta, il 12,5% l'imposta, dipende da quali titoli stiamo scegliendo, direttamente alla piattaforma. Quindi quel valore viene scalato direttamente, vengono pagate le tasse e la comunicazione viene fatta direttamente all'Agenzia delle Entrate, a tutti gli organi competenti, ma noi non dobbiamo fare nulla in prima persona. Attualmente non è così, ma hanno questo obiettivo in mente. Il secondo punto a favore rispetto a tutta la parte tassazione è che è vero, ancora non c'è il regime amministrato, ma appunto proprio perché sanno che ci sono tanti clienti italiani e che in Italia c'è un certo tipo, probabilmente anche in altri stati ci saranno altre modalità, ma in Italia c'è un particolare tipo di dichiarazione, bisogna farla in un determinato modo. Ogni anno, alla fine dell'anno, mettono a disposizione un documento redatto nella maniera corretta, all'interno del quale proprio ti dicono guarda, vai a compilare questo campo così, vai a compilare quest'altro campo così, chiaramente parlo della dichiarazione dei redditi, ed è tutto pronto. Quindi potenzialmente uno potrebbe andare a fare la dichiarazione dei redditi anche in regime dichiarativo in autonomia. Certo che poi la cosa migliore, io lo consiglio sempre, è passare tramite un commercialista. Magari un commercialista costa un po' di più, magari se andate tramite un CAF costa un po' di meno. Questo è una questione puramente vostra, sia a livello di prezzo che a livello organizzativo. Però col documento che viene redatto da parte di Scalable Capital avete tutti i dati in mano per andare a compilare super rapidamente, quindi anche il professionista a cui vi rivolgerete non è che potrà chiedervi grandi somme, perché praticamente gli date voi stessi tutti i dati da mettere all'interno della dichiarazione, praticamente è un copia e incolla, e questa è una parte super positiva. Conclusioni: abbiamo visto un sacco di aspetti relativi a Scalable Capital, sia come funziona, sia alcuni aspetti che potremmo chiamare di contorno, ma in realtà sono fondamentali. Costi, che di contorno tanto non è, sicuramente assistenza, anche questa è di contorno finché non serve, quando ti serve invece vuoi gente scattante che ti rispondi. 3, tutta la questione della dichiarazione, del pagamento delle tasse, che è un'annosissima questione che spaventa un sacco di persone, alle volte me compreso, perché in Italia, penso anche nel resto d'Europa non è che sia proprio semplice, ma in Italia sicuramente abbiamo una serie di regole, leggi, cose strane che veramente appesantiscono tantissimo l'iter per pagare, per andare a pagare tranquillamente la tassazione, che
dovremmo pagare in tranquillità e invece alle volte viene scombussolata, resa molto più complicata del previsto. Detto questo, spero che vi sia stato molto utile questo contenuto per capire se Scalable è la piattaforma adatta per iniziare a investire oppure per continuare a investire. Questo valutatelo voi, ma soprattutto se avete qualsiasi tipo di domanda, mi raccomando, non fatevi problemi a scrivermeli qui sotto, perché io veramente mi diverto a leggere le vostre domande, tante volte imparo un sacco di cose, non avete l'idea di quanti argomenti mi siano venuti in mente a leggendo le domande che mi fate, o quanti chiarimenti mi siano arrivati leggendo le domande e considerazioni che mi fate. Quindi mi raccomando, non fatevi problemi, qui sotto scrivete quello che vi pare, io vi risponderò sempre a tutti, perché mi diverto, perché mi piace, perché mi formo meglio io e chiaramente anche le persone che poi leggeranno le mie eventuali risposte e risposte di altri si possono formare a loro volta. Amici, io vi ringrazio, se questo contenuto vi è piaciuto, ve lo ripeto perché chiaramente è molto utile, questo contenuto non è sponsorizzato, quindi l'unico modo per aiutarmi nella produzione di questi contenuti è mettere un bel like, seguire il canale e, se potete, anche commentare, anche con un commento di supporto, ciao grande, mi piace, perché tutto questo mi aiuta, aiuta soprattutto l'algoritmo a far salire in ranking questo contenuto. Vi ringrazio ancora, vi auguro il meglio e noi ci vediamo in un prossimo contenuto. Ciao!